Cari amici, buonasera. Iniziamo questa nostra serata insieme e questo percorso che ci accompagnerà per questi prossimi 6 mercoledì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Padre, affinché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un caro saluto a tutti voi, carissimi telespettatori, e un ringraziamento affettuoso a Maria Vision che ci offre questa opportunità. Come molti di voi sanno della nostra diocesi di Assisi, Nocera Gualdo, questo tempo pasquale è caratterizzato da diversi anni, molti anni, dal corso di preparazione ai ministeri laicali, che quest'anno per ovvie ragioni non avrà luogo. E allora, in questi pochi giorni abbiamo pensato di poter approfittare di questa rete pur di far qualche cosa e quindi ho voluto organizzare questo corso di approfondimento sui ministeri laicali e mi piace introdurmi così. Questo nostro percorso non accetta di subire gli eventi della storia. Ma come scrive il nostro caro Don Vittorio Peri in un suo articolo che mi ha inviato proprio oggi e che ho letto con piacere dal titolo La nostra vita, cerchio o linea ascendente? Dice, cito, è la risurrezione di Cristo che ha trasfigurato il cerchio chiuso in una linea ascensionale. È per la sua Pasqua che il nostro non è più un tempo perduto, ma redento, non più ripetitivo, ma nuovo, non più prigione, ma casa. Ecco, e con queste parole dense di speranza che vorrei entrare in punta di piedi nelle vostre case attraverso questa ora che trascorreremo insieme. Anzitutto una premessa. Questa trasmissione di approfondimento è rivolta a tutti gli operatori pastorali, a tutti i fedeli e in particolar modo a coloro che esercitano un ministero nella Chiesa. Poi credo che questo appuntamento sia una degna conclusione del triennio della liturgia che la nostra diocesi ormai porta avanti da 3 anni. Ecco, un triennio della liturgia dove abbiamo riflettuto sul giorno del Signore, sull'Eucaristia, i sacramenti, la preghiera, la liturgia delle ore, ecco, la pietà popolare. Concludiamo così, in attesa poi di ricominciare un altro triennio, quello della carità, a Dio piacendo. Dal Concilio ad oggi, su questo tema, la Chiesa comunità ministeriale, sono stati pubblicati tantissimi documenti, convegni, atti, riflessioni anche nelle singole diocesi. Mi limito a citarne solo alcuni che poi riprenderemo nel corso di questa nostra rubrica, ma vorrei citare almeno quelli che sono basilari per questo nostro primo incontro, che è appunto di carattere generale. Anzitutto il Concilio Apostolicam Actuositatem, che illustra la natura, l'indole e la varietà dell'apostolato dei laici nella Chiesa e nel mondo. In modo particolare, al numero 29 si raccomanda vivamente la formazione dei laici. Questo è un appuntamento di formazione. Il secondo documento, Ministerium Quaedam, del 1972, un motu proprio di Paolo VI, sulla istituzione del ministero di lettore e accolito.
Terzo, Ad Pascendum, sempre nel 1972, sul diaconato. Quarto, In Mense Caritatis, della Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti del 1973, sulla istituzione del Ministero Straordinario della Santa Comunione. E quinto, il documento pastorale della CEI, Evangelizzazione e Ministeri, del 15 agosto del 1977. Ed è questo documento che ci accompagnerà questa sera, Evangelizzazione e Ministeri, di cui spero di poter fare una semplice e chiara sintesi. Ma in modo particolare vorrei precisare riguardo al Ministerium Quaedam, questo documento ha segnato una tappa importante nella storia della teologia dei ministeri ecclesiali, in quanto l'esercizio della propria attività liturgica, quella dei laici, non deriva dal sacramento dell'ordine, ma dalla dignità del sacerdozio regale proprio di tutti i battezzati. Evidente, non possiamo non citare Papa Francesco, che in Evangelii Gaudium, al numero 102, parla della formazione dei laici e l'evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un'importante sfida pastorale. Oggi è bello per noi citare anche la Laudato Si, dove dai numeri 209-215 si parla di educare all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente. Anche questa è una grande e urgente ministerialità oggi, proprio in questa giornata mondiale dedicata alla Terra. Bene, vorrei, prima di proseguire, dire anche che questo documento che noi andremo ad affrontare spiegando la ministerialità nella Chiesa, quindi evangelizzazioni e sacramenti e ministeri della CEI, deriva da un altro documento di Papa Paolo VI. Ricordiamo che nel 1975 ci fu la pubblicazione dell'enciclica Evangelii Nuntiandi, una enciclica straordinaria, ripresa da Papa Francesco in Evangelii Gaudium, una enciclica che manifesta una grande attualità. Diciamo che tutti questi documenti e altri che poi si sono susseguiti negli anni 70, 80, sono stati anni quelli dopo del Concilio, dal punto di vista del Magistero della Chiesa, un Magistero proprio fervido, straordinario. E molti di quei documenti, nei loro principi, sono validissimi ancora oggi. Difatti, dopo 43 anni parliamo di un documento, e oggi, se la Chiesa è quella che è dal punto di vista ministeriale, è grazie a quella riflessione, che altro non ha fatto che recepire tutta la riforma conciliare, la riforma della Chiesa, la riforma liturgica. Bene, ci introduciamo in questa grande introduzione. Voglio subito dire che non vuole avere assolutamente la presunzione di essere esaustiva, ma cercherò di dire tutto ciò che è possibile dire in pochissimo tempo su un tema così vasto e anche così bello e attuale. Mi sono organizzato in 6 punti, affronterò in 6 punti le cose che diremo. Anzitutto, la parola ministero. Significa servizio, dal greco servizio. E chi è la prima figura fondante e fondamentale di ogni ministerialità? Gesù. Ecco, subito vorrei che ci mettessimo dinanzi a Gesù crocifisso, perché solo dinanzi a Gesù crocifisso e quindi dinanzi al mistero pasquale fatto di passione, morte e risurrezione, possiamo comprendere la cifra e la chiave di lettura di ogni ministero.
da quello ordinato, da quelli istituiti a quelli di fatto, solo dinanzi alla croce di Cristo. Lo riprenderò anche al termine di questo nostro incontro. Gesù, primo punto, il quale si è fatto servo, diacono di tutti, direbbe Policarpo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, assunse la condizione di servo, così in Filippesi 2,6. Quindi la Chiesa è Cristo continuato e diffuso, perciò è a servizio della salvezza di tutti, come Gesù. Come ci viene ricordato dai Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, chi vuole essere il primo diventi l'ultimo, è il servo di tutti, come il figlio dell'uomo che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per tutti. Quindi Gesù è il Messia, è il servo di Dio. È il servo di Yahweh o servo del Signore, così come viene cantato da Isaia nei celebri quattro canti che abbiamo appena ascoltato nel lunedì, martedì e mercoledì santo e nel quarto canto del venerdì santo, Isaia 42, 49, 50, 52, il quale si è caricato dei nostri peccati. E non ha fatto resistenza dinanzi agli insulti, agli sputi e alla morte. Ma Gesù è anche il buon pastore. O addirittura come recita la stupenda antifona della quarta domenica di Pasqua, che dice: è risorto il pastore bello, il buon pastore. Cioè è colui che offre la vita per le pecore, come dice Giovanni in 10,11. È il sacerdote della nuova ed eterna alleanza che ci ha procurato una redenzione eterna. Ebrei 9, 11, 15. È il capo del corpo, che è la Chiesa. 1 Corinzi 12. È la vite a cui noi siamo congiunti, uniti come tralci, Giovanni 15. Quindi Cristo servo, Cristo crocifisso. Da qui, da Lui, da questa contemplazione possiamo comprendere l'esercizio di ogni ministerialità nella Chiesa. Secondo punto, Maria. La Vergine Maria, la Vergine Madre, dice: eccomi, sono la serva del Signore. Luca 1,38, alla lettera sono la schiava del Signore. Questo termine applicato a Maria sembra un po' brutto, ma dice tutta la forza di questa espressione. E nel Magnificat ha guardato l'umiltà della sua serva, Luca 1,48. Maria è chiamata ministra dell'incarnazione redentrice, San Beda il Venerabile, bellissima questa espressione, ministra dell'incarnazione redentrice. Tra i rapporti reali e i motivi di somiglianza della Chiesa con Maria, è da rilevare la nota della ministerialità comune ad entrambe, così recita il numero 41 di Evangelizzazioni e Ministeri. Terzo punto. La Chiesa è tutta ministeriale, certo. Tutta dotata e preparata, tutta compaginata e mobilitata con la molteplicità delle sue membra al servizio della propria missione nel mondo. Lo stiamo vedendo in questi giorni. Quanta ministerialità, quante cose sono possibili in questi giorni
così inediti, così duri per alcuni, così straordinari, ma grazie alla ministerialità di tanti che in forza del battesimo, ma ancor prima in forza di una grande umanità, stiamo vivendo tutto ciò che stiamo vivendo, cercando di uscire da questo tunnel. E la Chiesa è la prima a esercitare questa ministerialità nella catechesi, nella liturgia, nella carità. La Chiesa, comunità dei discepoli, inviata come serva del mondo, non padrona del mondo. Forse qualcuno con qualche pregiudizio anche ideologico ha guardato la Chiesa come il luogo, la sede del potere. Forse lo è stato. Oggi la Chiesa più che mai è chiamata ad essere serva dell'umanità, forse serva di un'umanità ferita. In questa umanità, come direbbe Papa Francesco, la Chiesa è chiamata ad essere ospedale da campo. Quindi serva del mondo, rende il servizio della parola, da cui nasce la fede, dei sacramenti per la santificazione dell'uomo attraverso il culto e della carità che manifestiamo attraverso le opere di bene, d'amore e anche attraverso la promozione umana nei vari ambiti della società, come la politica, l'economia, la cultura. Quindi, triplice missione, quella tradizionale, profetica, sacerdotale, regale. Per queste ragioni, in una chiesa serva, sono inappropriati titoli mondani, privilegi, comportamenti padronali. Grazie a Dio, nel corso di questi anni è avvenuta una grande purificazione. Il Concilio ha sollevato, ha alleggerito la Chiesa da tante sovrastrutture. Forse alcune sono rimaste ancora per troppi anni, ma la storia, lo Spirito di Dio che illumina e guida la Chiesa ci ha aiutato a liberarci ancora di altro. La spogliazione, ecco, la spogliazione di cui vantiamo il nostro santuario grazie all'intuizione del nostro Vescovo Domenico. Ecco, la spogliazione, spogliarsi di tutto ciò che appesantisce l'annuncio, la testimonianza e quindi l'essere chiesa libera. Quindi una chiesa serva, priva di tanti fronzoli per andare davanti agli altri nel mondo, ecco, mostrando l'unico volto, l'unico cuore in cui vi è salvezza, Gesù Cristo. La Chiesa, ministra dello Spirito Santo, prosegue e imita Cristo, donandosi all'attuazione del piano di Dio, con dedizione piena alla sua missione, per cui diventa serva e ministra nell'opera della glorificazione di Dio e della santificazione degli uomini. Questa è la principale missione della Chiesa. Oggi, quando parliamo di Chiesa, immaginiamo subito le attività. Una parrocchia la si definisce viva se è vivace di attività. È importante che una parrocchia abbia delle attività, ma non sono quelle che rendono viva una comunità parrocchiale o una Chiesa particolare. La Chiesa ha una missione precisa: glorificare Dio, santificare gli uomini. È evidente che in tutto questo ci sono anche tutte le attività che la Chiesa può mettere in atto perché il Verbo si è fatto carne, quindi siamo chiamati ad incarnarci nella storia. E allora
È giusto che una Chiesa manifesti anche la sua, il suo essere viva attraverso una vivacità da declinare secondo i segni dei tempi e del momento e di questa storia. Tutto questo noi chiamiamo pastorale della Chiesa, l'opera pastorale o servizio pastorale della Chiesa. È questo, non altro. Quindi la Chiesa serva a servizio degli uomini. Ecco, questi tre punti, Cristo servo, Maria serva come membro eccelso della Chiesa e la Chiesa nella sua vocazione fondamentale è tutta ministeriale. Ora vogliamo fare una brevissima pausa, ecco, attraverso l'ascolto di questo canto in spirito e verità, per entrare nella seconda parte di questa trattazione, dove vedremo i ministeri liturgici, laicali in specie, ecco, facendo una distinzione e poi un elenco che tratteremo poi nelle prossime rubriche. Mettiamoci in ascolto di questo canto perché è lo Spirito Santo, colui che anima la Chiesa. È lo Spirito Santo che suscita carismi e ministeri, è lo Spirito Santo che fa armonia, è lo Spirito di Dio che è l'antidoto ad ogni divisione e dispersione. Ascoltiamo. Dalle tenebre alla luce, per formare un solo corpo, tempio dello Spirito. Dio ci ha chiamati all'amore che perdona. Per formare un solo corpo, tempio dello Spirito. Eccoci, la seconda parte, il quarto punto. Parliamo ora dei ministeri nello specifico. Come in un corpo abbiamo molte membra e non tutte hanno la stessa funzione, così noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Così come ci ricorda l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 12, 4, 8. Uno presiede, uno insegna, uno fa opere di misericordia, quindi un corpo, diverse membra, ciascuno la propria parte, ma dentro il mistero dell'unità. Perciò vengono esercitati ministeri diversi. Ma badiamo bene, diversità nell'unità.
e non diversità nella divisione. Questo è un grande pericolo, è una grande tentazione. Diversità di ministeri, ma unità di missione. Ecco, queste sono, è importantissimo gioire della ricchezza e della varietà dei ministeri nella Chiesa, ma bisogna fare attenzione alla tentazione e all'insidia della divisione per i più svariati motivi. Lo sappiamo, fin dalle origini la Chiesa è stata intaccata dalla tentazione e dalla cancrena della divisione. Facciamo due grandi distinzioni tra ministeri ordinati e ministeri istituiti e poi ministeri di fatto. Ministeri ordinati si dicono così perché scaturiscono dal sacramento dell'ordine e sono il vescovo, l'episcopato, il presbiterato e il diaconato, i tre grandi ministeri ordinati. Li elenco accennandoli velocemente. Il vescovo, chi è? È il principio visibile e fondamento di unità per la Chiesa particolare a lui affidata, come ci ricorda il Concilio in Lumen Gentium 23. Principio visibile e fondamento di unità per la Chiesa particolare. Nessuno in una Chiesa può camminare senza l'imprescindibile comunione con il Vescovo. Noi sacerdoti, noi parroci, non esistiamo e non sussistiamo distaccati dal Vescovo. Il nostro sacerdozio è un sacerdozio per partecipazione. Il Vescovo detiene il sacerdozio, ecco, totale, ecco, il sacerdozio massimo, quindi l'alto grado. Quindi noi dipendiamo dal Vescovo, quindi principio e fondamento dell'unità di una Chiesa. Anzitutto il Vescovo è pastore, ma è anche padre. Questo è il suo ministero. In lui c'è la sintesi e l'unità di tutti i ministeri. La sintesi e l'unità di tutti i ministeri. Ecco perché è il Vescovo a conferire i ministeri durante la veglia di Pentecoste. E la ministerialità in una Chiesa particolare e locale indica una Chiesa viva, una Chiesa che si rigenera, una Chiesa in missione, una Chiesa che si rigenera e vive la speranza, trasmettendo ai laici il loro compito. Quanto è importante, cari fratelli, cari amici, il Concilio l'ha detto dalle prime battute, ha proseguito nei tanti documenti. Grazie a Dio questa ministerialità si è andata sviluppando nelle nostre chiese, ma c'è bisogno di riscoprirla. Non a caso il Papa vuole proprio un sinodo sulla missione dei laici. Quindi il Vescovo è la sintesi e l'unità di tutti i ministeri. Il presbiterato. Il presbitero rende presente Cristo, nel cui nome e con la cui autorità agisce in comunione con il Vescovo, non da solo. Guai se un prete, se un parroco, per qualsivoglia motivo, si sganciasse dalla comunione con il Vescovo. Laddove non c'è la comunione, laddove non c'è l'unione, laddove non c'è la collaborazione, non arriva lo Spirito di Dio. Il tempo pasquale è una continua invocazione dello Spirito di Dio, di una rinnovata primavera dello Spirito per la Chiesa.
e di quanto Spirito Santo abbiamo bisogno in modo specialissimo in questo anno. Il diacono è di aiuto al vescovo e al suo presbiterio nel ministero della parola, dell'altare e della carità, dimostrandosi servo di tutti, come dice il pontificale romano nella esortazione. In definitiva, poi, sul diaconato dedicheremo un'intera serata mercoledì prossimo. In definitiva, i ministri ordinati hanno il compito di amministrare, santificare, guidare. Amministrare, santificare, guidare. Bene, questi sono i ministeri ordinati. Passiamo ai ministeri istituiti, detti così perché istituiti dalla Chiesa. Quelli ordinati vengono da istituzione divina, sono dei sacramenti, mentre i ministeri istituiti sono istituiti dalla Chiesa e quindi non nascono dal sacramento dell'ordine, sono istituiti dalla Chiesa sulla base dell'attitudine che i fedeli hanno in forza del battesimo di farsi carico di speciali servizi. E sono una grazia e una responsabilità. Sono chiamati anche ministeri laicali e sono i seguenti: il ministero di lettore, questi li potremo approfondire nelle rubriche successive. Chi è il lettore? Proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, educa alla fede i fanciulli e gli adulti attraverso la catechesi, qui sono compresi tutti i catechisti, anche se di fatto non hanno ricevuto un ministero istituito, annunzia il messaggio di salvezza a quanti lo ignorano. Il lettore, come vedete, non si limita soltanto alla semplice proclamazione, che poi vedremo, non è poi così semplice. Quindi non è soltanto la proclamazione liturgica della parola, ma dietro a questo ministero c'è tanto altro che vedremo a suo tempo. Il ministero dell'accolito. Questi aiuta i presbiteri e i diaconi nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto dell'Eucarestia. Promuove la vita liturgica nella comunità, il gruppo liturgico. Il gruppo liturgico per l'organizzazione delle celebrazioni nella comunità. Esercita la carità specialmente verso i deboli e gli infermi. Dovrebbe far parte addirittura della Caritas. Porta la comunione ai malati. È pure ministro straordinario della comunione eucaristica. Ma anche questo lo vedremo a suo tempo. Il ministro straordinario della comunione eucaristica, ecco, diciamolo subito, ministro straordinario della comunione eucaristica, lo ripeterò tante volte, lo ripeterò anche quando affronteremo questo ministero. Mai sentir dire ministro straordinario dell'eucaristia, non esiste un ministro straordinario dell'eucaristia, ma esiste il ministro straordinario della comunione eucaristica o della Santa Comunione, della distribuzione della Santa Comunione. E affine all'accolito, è concesso all'uomo e alla donna per particolari necessità, comunicare direttamente, si può comunicare direttamente, come vedremo, distribuire la comunione ai fedeli, portarla ai malati e agli anziani, anche come viatico ai moribondi. Poi, oltre ai ministeri istituiti, conosciamo altre forme di ministerialità, che sono, ecco, la maggioranza, la maggior parte dei ministeri, i cosiddetti ministeri di fatto. Il documento già citato della CEI, quindi Evangelizzazione e Ministeri,
che vi invito a leggere. Siamo a casa, stiamo sicuramente reinventando il nostro tempo, facendo tante cose belle e anche alimentando la nostra cultura, la nostra mente con buone e nobili letture, ma approfittiamo di questo tempo per leggere anche dei documenti, tra questi documenti della Chiesa. Prendetelo questo documento, Evangelizzazione e Ministeri del 1976. Indica i ministeri della vita religiosa e consacrata, su cui non mi soffermo, i ministeri dei laici cristiani, i ministeri della famiglia, i ministeri delle donne, i ministeri dei movimenti apostolici e delle associazioni. Sono tutti capitoletti interessanti. E tra questi è utile anche ricordare i ministeri di fatto. Quali? Il catechista, il sacrestano, il salmista o cantore, l'operatore caritas, l'amministratore parrocchiale, l'animatore della preghiera, del canto e della liturgia, il responsabile delle piccole comunità o dei centri di ascolto del Vangelo, anche i membri dei consigli pastorali e degli affari economici esercitano un loro specifico ministero ecclesiale. Non possono mancare questi due consigli in tutte le comunità parrocchiali. L'Azione Cattolica, addirittura citata espressamente dal Concilio in Apostolicam Auctoritatem al numero 20, dice: come collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico, è definita da Paolo VI come una singolare forma di ministerialità laicale per la implantazio e la crescita della Chiesa, l'Azione Cattolica. Anch'essa, l'Azione Cattolica, soprattutto in Italia, in questi lunghi anni, dal Concilio ad oggi, ha fatto un lungo cammino, riformandosi sempre e sempre adeguandosi ai segni dei tempi. Quindi esiste anche una ministerialità associativa dei movimenti che rispondono a varie esigenze e che vanno promosse e sostenute. Pensiamo ai movimenti ecclesiali, che sono stati veramente una grande scuola in questi anni, una Pentecoste continua. I movimenti sono stati una grande scuola per la Chiesa, questo bisogno di sentirsi parte integrante di un gruppo, il senso di appartenenza. E ricordiamo, soprattutto in questo momento storico, la parrocchia, la ministerialità della parrocchia, come la definiva il San Giovanni XXIII, fontana del villaggio, rimane ancora tale, la parrocchia. La parrocchia dentro la quale si deve cercare di fare armonia di tutte le espressioni ministeriali e anche dei movimenti, delle associazioni. Non confusione, armonia, non divisione, ma varietà di carismi e di ministeri come ricchezza. Penso anche all'animazione cristiana dell'ordine temporale e della promozione umana. Pensiamo al mondo della politica, dell'economia, della cultura. Oggi più che mai c'è bisogno di un'animazione cristiana di questi ambiti della società. Ma nella misura in cui i cristiani faranno i cristiani in questi ambiti, allora avremo, come dicevamo all'inizio, un tempo risorto, un tempo divinizzato, un tempo visitato dalla grazia. Forse negli anni passati si è fatto più politica in Chiesa
più economia in chiesa, anziché che essere cristiani nella politica, cristiani nell'economia, cristiani nella cultura. Quinto punto. Quali sono gli elementi costitutivi dei ministeri istituiti? Quattro. Ne individuiamo quattro. Anzitutto, l'origine soprannaturale. Ogni ministero nella Chiesa viene da Dio, è un dono di Dio e come tale va accolto. La Chiesa lo individua, lo riconosce e lo affida a dei fedeli che manifestano una particolare vocazione. Difatti il ministro è un chiamato. Nessuno può vantare il diritto di ricevere un ministero. Rispondi ad una chiamata, la Chiesa fa il suo discernimento e quindi sei inviato. Eccomi, Signore, mi hai chiamato, manda me. Quindi la sua origine soprannaturale, come dono di Dio, nessun diritto, ma accogliere un dono e sentirsi chiamati nell'esercizio di quel ministero. Capite bene che non tutti siamo chiamati ad esercitare tutti i ministeri o quello specifico ministero, ma il Signore dona a ciascuno di noi delle peculiarità, dei doni, delle virtù proprio per esercitare quello e non un altro ministero. Ecco perché esiste il discernimento della Chiesa. Secondo, fine e contenuto ecclesiale. Qual è il fine dell'esercizio di un ministero? Anzitutto, contribuire alla missione della Chiesa, alla crescita della Chiesa, alla formazione della comunità. E il contenuto del ministero è proprio il Vangelo, è proprio Gesù Cristo. Non c'è un altro contenuto. Il contenuto di ogni ministero è Lui, è Gesù servito nei poveri, nell'evangelizzazione, nella celebrazione, nell'umanità, in tutti gli ambiti ecclesiali e umani. Terzo, prestazione stabile. Non si riceve un ministero per esercitarlo oggi sì, domani no, a intermittenza oppure quando ne ho voglia, ma per qualche anno in maniera stabile o addirittura donando tutta la propria vita. Pensiamo ai noi sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, vita consacrata. Quarto, riconoscimento pubblico. Un ministero che viene riconosciuto dall'autorità ecclesiastica e che puoi esercitare pubblicamente. Ecco, questi sono i quattro elementi costitutivi dei ministeri istituiti. Sesto punto, e mi avvio pian piano alla conclusione. Il sesto punto, che è a mio avviso quello più importante, è la condizio sine qua non per l'esercizio di ogni ministero nella Chiesa, dal più nobile al più umile, da quello ordinato a quello di fatto. Lo stile di vita del ministro, diciamolo pure, la spiritualità dei ministeri ecclesiali nella Chiesa. Laddove non c'è spiritualità, laddove non c'è uno stile di vita, non è possibile nessun autentico esercizio del ministero nella Chiesa. Sarà soltanto un fare, un affannoso fare che o prima o poi ti stancherà, che o prima o poi ti porterà all'esaurimento, che o prima o poi ti porterà a odiare anche il prete, che
che magari ti chiede certe cose. La spiritualità del ministro, chiunque esso sia. Mi permetto di indicare alcuni punti particolari, fondamentali, che ripeto prima a me e poi a voi. Primo, chiunque svolge un ministero nella Chiesa è uno che ha incontrato Cristo, il risorto. Ha imparato a stare con Gesù, con Lui, a seguirlo, nella parola, nella liturgia, nella preghiera, nella carità, nell'esemplarità di vita. In definitiva, è un testimone cristiano credibile. Direbbe Paolo, per me vivere è Cristo. È un punto di arrivo, ma è anche un punto di partenza. Molto spesso quando facciamo il corso dei ministeri e alcuni laici si sentono ripetere queste cose, si intimoriscono. Dice, beh, ma insomma io non sono proprio adatto. È vero, è vero. Nessuno di noi è degno, nessuno. Ma è Lui che ci rende degni. Nessuno di noi è degno, ma è Lui che ci rende degni. È Lui che ogni giorno ci aiuta, entra dentro il nostro sforzo quotidiano di assimilarci sempre più a Lui. E pur con tutti i limiti umani, pur con tutte le fragilità, ogni giorno ci sforziamo per essere Lui nella Chiesa, a ciascuno secondo la propria vocazione. Quindi, chi esercita un ministero nella Chiesa è uno che ha incontrato Cristo. Ci potremmo subito chiedere, ma Gesù l'ho incontrato veramente? Secondo, il ministro vive ciò che fa nell'umiltà. È servo, non cerca prestigio, riconoscimenti, esibizionismo, ma svolge un servizio disinteressato e appassionato allo stesso tempo, per amore di Cristo e dei fratelli. Non ha alcuna rivalsa e nessuna pretesa. Lava i piedi come Gesù. Anche su questo punto, nelle nostre parrocchie, sono parroco e quindi conosco bene queste dinamiche, sappiamo a volte come è facile che si insinuino tante gelosie, invidie, umiltà. Gareggiatevi nello stimarvi a vicenda. Terzo, il ministro dovrà scomodarsi per orari, servizi in tempi e modi inconsueti, dovrà caricarsi dei pesi degli altri, come Gesù, prendere la croce, bere il calice. In questi giorni stiamo vedendo un grande spettacolo di tutto questo. Medici, infermieri, volontari di ogni tipo di associazione, esercizi commerciali. Quanti preti e quanti medici sono morti addirittura donando la vita per essere servi nell'umiltà, senza orario, nella generosità, si sono donati totalmente, sine modo, senza riserva, senza pensare a se stessi, una totale abnegazione. Lo stiamo vedendo in questi giorni. Siamo ormai dentro a una catechesi in atto. Ecco, viviamo questi ultimi giorni di quarantena, speriamo, ecco, proprio come la conclusione di una catechesi in atto. Una catechesi di generosità, di volontariato,
di autentico servizio che arriva fino addirittura alla donazione totale di sé, la morte. Quarto, il ministro è disposto a subire, quando accadesse, persecuzioni, ossia difficoltà, incomprensioni, derisioni. Gesù ci dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nella prova. Quante volte ci viene lo scoraggiamento, iniziando da noi preti, da noi parroci, o per difficoltà e incomprensioni con il popolo, o per incomprensioni e difficoltà, problemi con il vescovo, o per difficoltà e disattenzione tra di noi sacerdoti, insomma, tanti motivi, tanti scoraggiamenti, a volte ci farebbero dire: ma chi me lo fa fare? Se ti metti davanti a Lui, scopri la motivazione di fondo di chi te lo fa fare. Ci avviamo verso la conclusione. Prima di concludere, ho saltato una parte molto importante che riprenderò poi nei prossimi incontri. I ministeri che ho ricordato, del lettorato, dell'accolitato, ecco, sono ministeri specifici dei laici istituiti dalla Chiesa, e nell'era apostolica vengono ricordati, ecco, nella Sacra Scrittura come collaboratori nel ministero degli apostoli. Vi volevo citare alcune fonti liturgiche, almeno due, importantissime, perché potreste anche acquistarle, visto che le nostre librerie ormai sono aperte. E cito queste fonti. Troviamo anzitutto la testimonianza antica della Didache, un testo del I-II secolo, dove troviamo nel IX capitolo la testimonianza più antica dell'Eucarestia. E al capitolo 15 si parla del Vescovo e dei Diaconi. Subito dopo la Didache abbiamo la tradizione apostolica di Ippolito, III secolo, datata intorno al 215. È un testo di massima importanza nella storia della liturgia, in quanto rappresenta la più antica raccolta canonica dopo la Didache che noi possediamo. E qui si parla appunto del Vescovo, dei Diaconi, del lettore, del suddiacono, che corrisponderebbe al nostro accolito. Ecco, vi ho voluto soltanto citare e mostrare questi testi che sono importantissimi, soprattutto per chi ama in modo particolare la liturgia, e potete acquistare, tenere con voi, leggere e assaporarne la bellezza. Concludo con queste ultime battute. Dicevamo all'inizio che solo mettendoci dinanzi a Cristo crocifisso possiamo comprendere il significato e le motivazioni dell'esercizio del nostro ministero. Sganciati da Lui non possiamo andare molto lontano. Quindi Gesù crocifisso è la misura, è la cifra, è la chiave di lettura dell'esercizio di ogni ministero nella Chiesa. Ne è il segreto. Il segreto per esercitare nella gioia e nella pace ogni ministero, anche quando addirittura ti viene chiesto di lasciare un servizio. Anche questo è un aspetto molto importante e delicato, quanto è difficile dopo tanti anni lasciare un servizio, soprattutto quando si è ancora in forza, in salute e nella capacità di fare certe cose. Ecco,
gioia e libertà. Poi, solo guardando a Lui e contemplandolo con gli occhi della fede e del cuore, è possibile esercitare ogni ministero nella comunione ecclesiale senza stancarci mai. Ancora, solo adorandolo nella presenza eucaristica possiamo riprendere ossigeno, forza e un rinnovato entusiasmo quando magari tutto ti farebbe dire smetto. Quante volte nelle vostre parrocchie, ah domani smetto, ah fine dell'anno smetto, 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 tutti smettiamo. Quanto è importante Papa Francesco, ormai da quando è iniziata questa pandemia, tutte le mattine alle 7 celebrando la messa, ci mette davanti a Gesù, Eucaristia, nel silenzio, presenza reale, presenza eucaristica, presenza di una semplicità disarmante. E Lui, solo mettendo Lui al centro, possiamo ritrovare la pace che nessun virus ci potrà mai togliere. Direbbe Papa Francesco, come ci ha ricordato qualche giorno fa, la vita serve se si serve. Ciascuno di noi, iniziando da noi sacerdoti, siamo servi inutili, come direbbe Don Tonino Bello, a tempo pieno dell'unico servo utile che è Gesù Cristo. Servi inutili a tempo pieno dell'unico servo utile, Gesù Cristo. Paolo, nella lettera ai Colossesi, dopo aver salutato con tutti quei nomi, fratelli di quella comunità, nel capitolo 4, versetto 17, dice: dite ad Archippo, vescovo, queste parole: fa attenzione al ministero che hai ricevuto dal Signore in modo da compierlo bene. Fai attenzione al ministero che hai ricevuto dal Signore in modo da compierlo bene. Ecco, cari fratelli, ognuno di noi con tutte le buone intenzioni, nonostante la nostra fragilità, nonostante la nostra pochezza, nonostante la nostra umanità, nonostante il mio io, ci sforziamo ogni giorno di esercitare bene il nostro ministero e sono certo che il Signore lo gradisce. Vorrei concludere questo nostro primo incontro, permettetemi, citando un testo. In questi giorni il nostro caro Don Vittorio Peri, che saluto di cuore, ha voluto farci dono di questo testo, uscito proprio in questi giorni, dal titolo Pensieri sparsi verso l'oltre. Ecco, quest'oltre con la O maiuscola, verso il trascendente, verso, direi, il totalmente altro. E in questi 12 capitoli, che spero di leggere quanto prima, proprio oggi, sfogliandolo, mi ha colpito il capitolo 9, dedicato alla terra. Ama la terra come te stesso, in questa giornata mondiale dedicata alla salvaguardia del creato. E Don Vittorio organizza questo 9 capitolo declinando due verbi: coltivare, custodire. Li lascio e li raccomando alla vostra lettura, potete acquistarlo in questi giorni. E conclude questo capitoletto con queste parole che ora vi propongo. Concludiamo con un gradevole apologo di origine ignota. Da giovane, quando ero un rivoluzionario, pregavo dicendo: Signore, dammi la forza di cambiare il mondo. Raggiunta la mezza età e vedendo che il mondo non era cambiato, dicevo: Signore, dammi la forza di cambiare il mio villaggio. Ora che sono anziano, dico semplicemente: Signore,
fammi almeno la grazia di cambiare me stesso. All'aforisma del Mahatma Gandhi, posto sotto il titolo del presente capitoletto, fa riscontro questa sua densa riflessione conclusiva. Udite, un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Mi pare questa una nobile conclusione di questo nostro primo incontro, nel tentativo e nello sforzo continuo di esercitare con umiltà e nobile semplicità ogni ministero nella Santa Chiesa. Grazie a tutti voi e alla prossima puntata.